Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli e li separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere, quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito, quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il Re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli che saranno alla sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero, o nudo, o malato in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Siano dati Gesù e Maria. Oggi abbiamo una celebrazione un po' più solenne, perché oggi è la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. La solennità con la quale si chiude l'anno liturgico. L'anno liturgico non è l'anno inteso, come dire, nel senso della cronologia temporale normale che comincia il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre, ma è quello che comincia dalla prima domenica di Avvento, quindi dall'inizio della preparazione al Natale, e termina praticamente appunto con la solennità di Cristo Re. Si inizia guardando praticamente a Cristo che viene, che è già venuto nella storia, si termina nella prospettiva di Cristo che verrà a chiudere la storia. Questo ci fa capire come per i cristiani la storia non sia un ciclo. Per tanti popoli, no? Pagani, per tanti non cristiani,
La storia è una sorta di cerchio, no? Ci sono le stesse cose che si ripetono, sempre, in modo infinito. La religione cristiana invece non è così. La storia inizia da Cristo, la storia termina con Cristo. Cristo che è il re dell'universo. Noi diciamo che la storia inizia con Cristo, ma in realtà è tutta la creazione che inizia con Cristo. Perché tutta la creazione è riferita a Cristo. Come insegnano i teologi francescani, avendo poi l'avallo anche del Magistero della Chiesa, tutta la creazione, quindi tutti quanti noi, siamo stati pensati per Cristo, in vista di Cristo. Cristo è colui che è stato pensato da Dio per primo. Perché Cristo è colui che dà la massima gloria a Dio. Con lui c'è Maria, ma di questo parleremo in questa primizia. Con Cristo c'è Maria, ma di questo parleremo nella festa dell'Immacolata Concezione. Cristo, quindi, pensato prima di tutto, Cristo, figlio di Dio, proprio per questo Cristo, re dell'universo. Sembra strano, no? Sentire questa parola, re, attribuita a Cristo. Intanto perché noi questo Cristo siamo abituati a vederlo crocifisso, nel massimo dell'impotenza, in quella che di fatto è l'antitesi della potenza, no? I re terreni sono quelli che comandano, sono quelli che hanno il potere, sono quelli che si fanno servire, no? Quelli che possono disporre degli altri come gli pare. Dinanzi allo strapotere del male, dinanzi allo strapotere di questi potenti, dei potenti di turno, viene da chiedersi: dov'è la regalità di Cristo? Vediamo gli uomini che si uccidono gli uni con gli altri. Dov'è la regalità di Cristo? Vediamo i cristiani massacrati. Dov'è questa regalità di Cristo? Dov'è questo potere? E non di meno, se noi guardiamo a quello che è l'atteggiamento dei martiri dei primi tempi del cristianesimo, ma anche a quelli di questi tempi, noi troviamo sempre il riferimento a Cristo Re. Ma come? Ma siete pochi? Siete minuscoli? Come fate a pensare che questo Cristo sia Re di tutti? Possiamo farlo, in verità. Perché noi abbiamo la consapevolezza che Cristo, proprio perché è il figlio di Dio, non può essere un re secondo i canoni di questo mondo. I re di questo mondo salgono al potere tante volte per eredità, tante volte per intrallazzi politici. Si basano sugli omicidi, spesso e volentieri, calpestano i diritti degli altri e vanno via e terminano. Hanno un momento di gloria, ma terminano. Veramente noi possiamo credere che questo sia il regno di Cristo? Era quello che si immaginavano, no? I discepoli, gli ebrei, all'epoca di Gesù, cioè: Signore, quando verrai a instaurare il tuo regno? E Gesù dice: allora come ha Pilato, il mio regno non è di questo mondo. Quando Pilato lo interroga: dunque tu sei re?
Sì, risponde Gesù, io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. Il regno di Cristo ha questa caratteristica, è un regno su qualcosa che non è a disposizione dei potenti di questo mondo, perché è un re che vince non i suoi nemici umani, ma il peccato e la morte. Cristo ha vinto il peccato salendo per noi sulla croce. Cristo ha vinto la morte risorgendo dai morti. Ecco il regno di Cristo. Il regno di Cristo che permane là dove c'è chi lo segue, là dove c'è chi si fa toccare dalla sua grazia e dal suo amore. Tutti quanti noi siamo qui perché siamo stati toccati dall'amore di Cristo, siamo stati toccati dalla grazia di Cristo, dalla vita di Cristo. Tutti quanti noi siamo di Cristo, perché lui ci ha dato la vita eterna. Anche se possiamo sempre rifiutarla, ma siamo suoi. Però non possiamo accontentarci di dire sì, ok, ho detto viva Cristo Re una volta. La regalità di Cristo nel nostro cuore dobbiamo affermarla tutti i giorni, in ogni momento. Specialmente quando arriva la tentazione di volgersi verso il peccato e di dire con coloro che ne hanno voluto la morte, non vogliamo che costui regni su di noi perché preferiamo il peccato, perché abbiamo altri re. Quando si affaccia la tentazione, noi dobbiamo dire no, io voglio che Cristo regni su di me. E pazienza, se Pilato non riesce a capire la vera grandezza della regalità di Cristo. Pazienza, se Pilato non riesce a capire che cos'è la verità. Noi alla verità ci crediamo, perché la verità è Cristo e noi vogliamo essere sudditi del suo regno. Un regno che non è un regno di tirannia, ma è un regno di amore. Un regno che alla fine ci permetterà di fare i conti. Come ti sarai rapportato con me presente nel tuo prossimo? Si dice appunto un proverbio che i conti si fanno alla fine. Anche noi possiamo dire che faremo i conti alla fine nell'eternità. E avremo a giudicarci nell'eternità non un re cretino, un re che è salito per raccomandazione, ma un re giusto, un re d'amore. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.